ospitare a nuovo questo privilegio, di dire che Vincenzo Vita e Società Libera sono ospitati da me in questo momento, ma non da me ovviamente, ma dalla gestione straordinaria, dal prefetto Conte, in questa meravigliosa sala che potete ammirare. E premetto che sarò brevissima in questa introduzione perché non abbiamo molto tempo a disposizione, sapete che purtroppo per fortuna siamo un museo e quindi alle 7 ci cacceranno inderogabilmente e quindi non voglio sottrarre assolutamente tempo né alla successiva presentazione dell'articolo generale del Milano né tantomeno ai relatori. Beh, con Vincenzo Vita mi lega una amicizia ormai gradata nel tempo, il nostro primo sodalizio, lo ricorderà Vincenzo, è stato un incontro straordinario che è avvenuto a Milano nel corso di una specie di processo che l'invenzione brillantissima di Vincenzo che ha voluto processare il capitalismo, il liberale processo del capitalismo. È stata una brillantissima idea che ha riscosso molto successo, un successo che si è celebrato nella sede, nella sala delle colonne, sede della Banca Popolare di Milano, a Milano, nel lontano 2011, no, 2009, 2009. Bene, Vincenzo, lo conoscete tutti, lui dobbiamo soprattutto il merito di aver tenuto sempre forte e intenso l'interesse sul progetto di Società Libera. E oggi viene presentato un libro il cui nome è molto evocativo, Nutrire il pianeta di libertà. Ebbene, quando si dice, e questo è l'introduzione di Vincenzo Vita, che la libertà è come tutto perfettibile e come tutte le cose di questo mondo certamente può essere migliorata, certo è che occorre adoperarsi per difenderla, difendere le libertà individuali in primo luogo sul piano culturale, teoretico e ideologico. Questo è il compito di Società Libera. Questo è quanto Società Libera da anni fa, questo è il modo di interpretare l'impegno sociale da parte di Vincenzo e di tutti coloro che hanno aderito a questo sodalizio. E a lui vanno naturalmente e a tutti quelli che partecipano a questo progetto i nostri auguri più sinceri. Grazie. Ringraziamo la giudice Chiara Rameri per la sua introduzione, veramente si vede subito l'amicizia che la lega Vincenzo Vita. Io voglio dare il benvenuto a tutte queste personalità così importanti, gli amici qui presenti, e naturalmente presentare chi sono i relatori oggi qui sul tavolo. Naturalmente abbiamo un senatore, il senatore Luigi Compagna, è della Commissione al Senato, un grande applauso, ho sentito. Poi c'è il professor Angelo Maria Petroni, il segretario generale di Aspen Institute, che voglio spiegare, lui è segretario generale perché è stato scelto da un board di 30 consiglieri eletti in questo board, e sono tutti, se vedete su Google, sono 30 personaggi veramente che ogni giorno leggiamo sui giornali, quindi la sua nomina vuol dire che una persona scelta, una persona competente che assume un po' tutte le facce e la sfaccettatura di 30 di questi personaggi. Poi, lucis in fundo, c'è il Vincenzo Vita che è il presidente della società. Allora, è interessante oggi vedere quindi Massimo Verè, i maschi vertici della Aspen Institute e della Società Libera, perché tutti e due
questi organismi cercano di pescare nella libertà, nella voglia di vedere il mondo con tutte le sfaccettature di democrazia, di libertà, perché si possa arrivare verso uno sviluppo del pianeta veramente libero. Quindi, in pratica, oggi dalla loro sinergia può venire qualcosa ancora non di univoco, ma sempre di molteplicità di voci, di pensieri, per poter nutrire il pianeta di libertà. Io mi complimento con il relatore di questo libro, perché nutrire il pianeta di libertà è fantastico. Il pianeta non si nutre soltanto con i prodotti commerciali o con quelli agricoli, ma si nutre specialmente di tutto ciò che fa l'uomo diverso da tutto il resto del creato, e la nostra mente, il nostro cervello, il nostro pensiero. Quindi oggi noi vediamo quello che deve essere il riconoscimento della interdipendenza tra sviluppo e libertà, è fondamentale questo. E poi possiamo ancora forse oggi analizzare quello che è il divario tra un liberalismo praticato e un liberalismo dichiarato, questo che fa parte, diciamo, dello sviluppo della società libera. Quindi io mi complimento veramente per questa sinergia, mi complimento per questa voglia di ricercare insieme un processo di sviluppo della libertà, di uno sviluppo del mondo verso un pensiero variegato, nella quale non ci devono essere fondamentalismi particolari o fondamentalismi di un pensiero indotto, costruito e imposto. No, la libertà è tutt'altro. Quindi, cara Carla, dai la parola a chi credi. Buona giornata a tutti. Grazie Carlino, direi che due parole sono d'obbligo, si impongono da parte del Presidente di Società Libera, di Vincenzo. Grazie a tutti per essere qui. Quel libro e introdurre gli amici della luce. Che cosa dire del libro? Questo libro l'abbiamo realizzato e segue un convegno che aveva più o meno lo stesso titolo che noi facemmo a Milano lo scorso novembre. Si era appena conclusa a Milano un evento che io amo definire commerciale, propagandistico, governativo, senza dire esattamente di che cosa sto parlando, in cui si erano esaltate, erano venute fuori delle parole d'ordine che a me, in quanto liberale, in quanto amante del liberalismo, mi sono piaciute poco. Anche se l'evento è stato massicciamente appoggiato, ce ne siamo resi conto tutti, dai mezzi ha avuto, dicono, un largo successo di pubblico, però evidentemente c'è qualcosa da dire sul pubblico. Non si è parlato di quell'evento durato parecchi mesi di libertà. E noi partiamo dal presupposto che, come diceva prima il generale di Milano, oltre al cibo, evidentemente il pianeta ha bisogno anche di altre cose, in modo particolare di libertà. E allora, in quel periodo, in quei mesi, si è sentito molto di più che bisognava cambiare pagina, che la colpa era in qualche modo di un'economia liberale, di un liberista, di un liberismo selvaggio. Girato molto questa affermazione. Che bisognava superare, qualcuno si è spinto a dire, l'economia di mercato. Allora io mi chiedo, al di là dell'economia di mercato, dove volevamo ritornare? Evidentemente cose già viste e bollate dalla storia. Si è parlato e si sono dati alcuni demeriti alla concorrenza. E poi alla fine io personalmente con qualche amico mi sono imbattuto in una cosa di cui adesso voglio leggere tre righe perché ricordando anche la il manifesto della felicità. In qualche modo mi ha lasciato molto perplesso, ci ha lasciato molto perplesso. E che devo dire è stato la spinta finale per realizzare
due convegni e poi questo volume. Il manifesto per la felicità è stato evidentemente redatto da un gruppo di intellettuali vicini anche a Antonio Lombardo e recita testualmente: il modello di sviluppo basato sul consumo sfrenato non solo mette in pericolo il futuro delle prossime generazioni, ma non porta nemmeno ad essere felici. La profonda infelicità è diversa proprio per la società in cui questo modello ha trovato piena realizzazione e la ricca società americana, nella quale insieme al PIL sono cresciute vertiginosamente anche le dipendenze, le malattie mentali, i suicidi, in cui si compra qualcosa di costoso e privato per sostituire qualcosa di gratis e comune, in cui a generare spesa, quindi consumi, quindi crescita economica, è il diradarsi delle relazioni sociali e di quei beni comuni che sono gli unici a fare davvero la felicità. Da una parte mi viene subito da dire che tristezza, e dall'altro però, come dire, non resta così, a bocca aperta, abbiamo trovato degli altri fautori e assicuratori della felicità su questa terra, li abbiamo visti passare tanti nell'arco della storia. E allora noi partimmo, così come nel libro, partiamo da una riflessione, ma nel pianeta evidentemente oltre ad avere fame di cibo, anche fame di libertà, perché circa un terzo della popolazione di questo pianeta ha problemi di libertà a vario titolo, a vari livelli, con varie intensità. Resta il fatto che Freedom House, organizzazione privata americana, ci dice che circa il 195 paesi presi in esame, praticamente 51 soffrono di mancanza di libertà a vario titolo. 55 soffrono di misura minore, solamente 89 paesi al mondo non hanno problemi di libertà. E quindi libertà, che bella parola dolce e suadente, diceva Nardo, meravigliosa, ma che significa essere declinata in vari modi? Significa tutto il contrario di tutto, perché per me liberare la libertà ha un significato, per qualcun altro evidentemente ne ha degli altri, e poi anche quanti disfatti l'umanità ha fatto in nome della libertà, quanto sangue è corso in nome della libertà. Allora bisogna che ci almeno su alcuni concetti di base di partenza, quando parliamo di pianeta di libertà. E che cos'è per noi, per società libera, per quelli che in qualche modo amano questo liberalismo, la libertà? E sicuramente la difesa dei diritti individuali, o per dirlo con ciò d'oro, dei diritti naturali, quindi di ognuno di noi acquisisce fin dalla nascita per ciò naturale, e quindi la vita, e quindi la proprietà, e quindi altri diritti fondamentali di questo tipo. Allora solo se difendiamo diritti di questo tipo, diritti individuali di ognuno di noi, o chiamiamoli, come dicevo prima, diritti naturali, evidentemente stiamo facendo qualcosa per la libertà, perché dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, se non facciamo altre cose. E fra tutti, evidentemente, se parliamo di diritti individuali, è il diritto alla proprietà. Perché, come dice Salen, giustamente, su Salen, in questo volume, il diritto di proprietà è alla base della libertà. Accettiamo questo, evidentemente abbiamo qualche problema. E poi, lo ricordava Carlo Ranieri prima, caduto il muro di Berlino 25-26 anni fa, ne fumo entusiasta di quella caduta, dicendo vabbè, e allora via con le ideologie e la morte di un certo tipo di totalitarismo nel mondo, avremo solo da gioire e praticare. Vogliamo essere onesti nel mondo, perché nel mondo poi si sono affermate alcune parole
essere un po' già desueto, ma si sente parlare di alcuni luoghi comuni che accarezzano molto l'immaginario collettivo, quindi alcuni esempi di distribuzione di beni comuni, io personalmente non capisco che cosa sia il bene comune, di solidarietà, di collettività, di un capitalismo selvaggio, senza regole e quant'altro. Tant'è vero che poi qualche preoccupazione da me, non lo ricordava la dottoressa Ranieri poco fa, a 20 anni la caduta del Berlino, sentivo il bisogno di dire come liberare non ci siamo il capitalismo, perché evidentemente qualcosa non andava. E a maggior ragione poi con l'arrivo della crisi finanziaria ed economica a livello internazionale, questo è qualcosa che non andava, l'abbiamo visto e toccato con mano. Con la differenza però che sempre che se è scoppiata la crisi nel mondo, la colpa sia solamente degli amanti del mercato, del libero mercato. La colpa sia solamente dei liberali, non degli altri, non hanno colpa, la colpa è del mercato, e quindi sentiamo continuamente questo mantra che bisogna cambiare pagina, dove poi non si capisce. Ma allora, il mondo a nostro avviso, lo diciamo, lo dicono i miei amici, anche in questo comune, necessita invece di creazione di valore, e questo è il nocciolo. E necessita che ci sia, che noi riconosciamo che vi è un'interdipendenza stretta tra sviluppo economico e libertà individuale. E questo ce lo insegna, dando uno sguardo al mappa mondo, perché laddove, in quelle aree geografiche in cui non abbiamo avuto libertà individuale né sviluppo economico inteso come libera iniziativa, come mercato, via dicendo, là in quelle aree il mondo soffre di più, e quindi soffre anche la fame. Pensiamo ad alcune situazioni dell'Africa, una volta si sarebbe detto del Sud America, adesso un po' meno, forse in questi giorni assistiamo praticamente a plasticamente quello che io mi cerco di dire in questo momento, e dico che grande differenza tra un paese come l'Argentina, che pochi anni fa aveva fatto un petrolio, e un paese ricchissimo di materie prime e di petrolio come il Venezuela. E il Venezuela lo vediamo nei telegiornali tutti i giorni e tutte le sere, è praticamente ridotto alla fame, sull'oro di una guerra civile, puramente delle ricchezze che ha. L'Argentina, a seguito anche delle ultime elezioni politiche in quel paese, che sta venendo fuori, tanto credo che leggo sul giornale che anche noi italiani beneficiamo di chi aveva il famoso bond argentino, su cui aveva perso anche noi un minimo di riposo. E allora questa è la rappresentazione plastica della libertà economica laddove non c'è, laddove c'è, e laddove non c'è, tipo il Venezuela, in cui questo signore, questo presidente erede di un famosissimo prima di lui, evidentemente voleva nazionalizzare tutto, voleva mettere in mano, voleva razionalizzare tutto. Non la faccio più lunga che tanto. Se c'è bisogno di riconoscere, dicevo, un'interdipendenza tra sviluppo economico e libertà individuale, bisogna anche riconoscere la centralità dell'essere. Quindi chiama ancora una volta la Sclassatella, che parla di umanismo liberale. E giustamente, perché siamo dei pochi, la società libera è particolarmente affezionata a questo concetto, a dire che al centro vi è l'uomo, le sue libertà individuali, e la salvaguardia della sua responsabilità, del suo merito, delle sue capacità. Questo è un po' il leitmotiv del libro. E naturalmente intorno alla libertà si affollano una serie di correnti di pensiero che vanno dai conservatori progressisti, senza poca scarsa differenza tra i due, perché hanno in voi spesso, come dire, hanno questa visione costruttivista della società in cui una serie di ordinamenti, di legge, di quant'altro, via dicendo, si mettono e riusciamo a indirizzare la società per il verso giusto. La società
quale indirizziamo per il peso giusto se diamo spazio all'uomo e alla sua capacità. E allora un capitalismo responsabile. Oggi parlare di umanesimo del liberalismo e del capitalismo è come cantare fuori dal coro, e chi ci riconosce, visto che tutti i mali del mondo vengono poi ricondotti al mercato, alla concorrenza e quant'altro. E naturalmente si invocano nuovi modelli di sviluppo, da più parte, anche da scambi molto alti. Io voglio concludere per dare spazio, visto che come diceva giustamente Carla, sono già dalle 18 alle 10 alle 19, ci piacciono queste così diligenti di andarcene in spiegare, senza farci piacere. Chiudere con una cosa che mi piace molto, a proposito di questa serie di luoghi comuni che noi abbiamo ricordato e che quotidianamente con un mantra ci vengono somministrati dai mesi di una frase di Robert Bloch che io riporto anche nella mia introduzione a Comune, che è molto significativa. Bloch era un soggetto saggista, era molto qualche anno fa, australiano, un critico d'arte, non c'entra nulla con il liberalismo in quanto tanto. Però la frase si addice molto. La libertà vale più del politicamente corretto, di cui aggiungo tra parentesi, siamo sommersi. Per dire in maniera drastica, vale più della verità o della democrazia, trasformati in idoli della cultura del piagnisteo. Grazie.